Noi andiamo avanti perché l'altro grande tema della serata è il tema delle liberalizzazioni. Ecco, si era parlato di liberalizzazioni dei taxi, si è poi smentita la notizia, diciamo, è andata scemando nel corso della giornata fino alla smentita definitiva di questa sera. Rimane invece la liberalizzazione per quanto riguarda le farmacie, la vendita di farmaci di fascia C. Nello specifico, sul tema delle liberalizzazioni abbiamo in collegamento con noi l'onorevole Linda Lanzillotta di Alleanza per l'Italia. Buonasera. Buonasera. Senta, Buonasera. onorevole, come ha preso la notizia attraverso la quale è stato tutto rinviato di un anno per quanto riguarda le liberalizzazioni? Beh, no, mi sembra che il Presidente Monti abbia detto che e ribadito che si procede da subito con il pacchetto di liberalizzazioni annunciate Sì. e che quindi quell'emendamento che era dei relatori e non del governo non avrà il consenso e quindi non sarà inserito nella manovra. Resta, credo, la questione dei taxi, mi sembra di Sì, capire, sì. che purtroppo è un male, una cancrena per cui nessuno riesce a toccare questa categoria. Io spero che una volta passata l'emergenza il tema verrà riproposto e poi una ridefinizione della questione delle farmacie. In cui bisognerebbe, credo, delimitare l'ambito dei farmaci che possono essere venduti fuori dalle farmacie. Anche qui mi sembra una limitazione e un piccolo cedimento a qualche lobby. Però il pacchetto poi che era stato inserito nella manovra, quello mi sembra che rimanga ed è il grosso senza marcia indietro. Di questo io sono molto contenta perché nel corso della giornata avevo fatto un appello proprio al Presidente perché stoppasse le lobby e le corporazioni che in Parlamento erano andate all'attacco, come al solito nel passato è successo quando si è tentato di liberalizzare. Comunque la strada delle liberalizzazioni è sempre molto dura, però questa parte era essenziale perché se noi vogliamo fare rigore e crescita e sappiamo, e il Presidente Monti ce l'ha ripetuto, che senza crescita non c'è nemmeno sostenibilità dell'equilibrio di bilancio, e le liberalizzazioni sono fondamentali. Pensiamo a quanto a crescita, a quanta occupazione, a quante nuove imprese si sono nate nel settore delle telecomunicazioni, nel settore dell'energia, proprio grazie alla liberalizzazione. Quindi noi su questa strada dobbiamo andare avanti perché questo apre mercato, crea opportunità di intrapresa, crea nuovi posti di lavoro e di questo abbiamo assolutamente bisogno. Ecco, onorevole, sul tema della liberalizzazione dei taxi è appena uscito uno stralcio di agenzia con le dichiarazioni del segretario nazionale di CISA Taxi Azteni, che appunto rimane perplesso da parte per le reazioni, diciamo, di coloro che sono favorevoli alle liberalizzazioni. A suo avviso, perché c'è tutto questo ostracismo nei confronti di questa iniziativa? È perché c'è una corporazione molto forte che è in grado di bloccare le città, che esercita un'influenza sul sistema politico e sui partiti. Pensi che diciamo, il capo dei taxi di Roma è in consiglio comunale ed è stato un grande elettore del sindaco Alemanno e proprio un pezzo del PD, della PDL in particolare ha fatto una bandiera della tutela di questa corporazione. Ma non ci Perché riuscì poi, neanche Bersani, però. non ci è riuscito nemmeno Bersani, è una categoria fortissima, perché poi se voi andate nei grandi paesi sviluppati, da Londra a Parigi, alle grandi città europee, i taxi sono almeno di una qualità accettabile, no? A Parigi ci sono delle Mercedes, delle Renault bellissime, nuove, pulite, con tutti i comfort. Noi abbiamo anche dei taxi di pessima qualità e di uno standard, no? Non so se voi salite sui taxi di Roma che Sì, sono riconosciamo sporchi, bene. sporchi, vecchi, eccetera. Quindi non solo non si vuole la liberalizzazione, ma non c'è nemmeno uno standard unitario, non si accetta nemmeno al servizio degli utenti il numero unico per le chiamate.
private, cioè è una corporazione che fa i propri interessi, tutela il proprio mercato, perché tanto i poveri utenti in taxi ci devono andare, e non accettano di mettersi al servizio degli utenti. Io non spero che questa nuova autorità che riguarda i trasporti, compresi i trasporti locali, darà degli standard e delle regole anche al trasporto di persone costituito dai taxi. Bene, è molto chiaro. Onorevole, la ringraziamo della sua disponibilità, un buon lavoro. Grazie, buonasera. Grazie all'onorevole Linda Lanzillotta di Alleanza per l'Italia. Matteo, ci fermiamo qualche istante per la pausa pubblicitaria? Sì, ci fermiamo, pubblicità.